La benedizione è l'acqua. L'acqua è considerata una benedizione in numerosissime culture e da numerose religioni, anche dalla religione cristiana, ma anche dalle antiche religioni nordiche. Si è sempre ritenuto in sostanza che il contatto con l'acqua caricata dai sacerdoti o caricata dalla natura, quindi da acque, con acque naturali, come dicevo la volta precedente, selvatiche, potesse appunto conferire benessere, salute. Cosa possa esserci di scientifico nel fatto che un'acqua possa benedire una persona? Questo non è possibile saperlo. Sa, però è sicuro che da millenni gli umani sono attaccati a questa credenza. Se pensiamo alla ritualità della funzione religiosa cristiana, vediamo che l'acqua benedetta è una sorta di iniziazione alla messa, cioè si ha contatto con essa appena si entra nel tempio, come per purificarci, come se il semplice contatto del corpo, del viso, con l'acqua funzionasse come un lavaggio dell'anima. Ci sono in effetti delle acque, e mi riferisco a quelle di sorgente, che emanano, trasmettono sensazioni particolari quando si entra in contatto con esse. Se si prova a versare un po' di acqua sulla fronte, sulle labbra, sul corpo, a immergersi in alcune acque, si ha come una sensazione di sollievo immediata. E purtroppo questo sentiero è carrabile, quindi ci sono anche le auto. Una sensazione che probabilmente sarà un condizionamento, ma che potrebbe nascondere in sé, facciamola passare, potrebbe nascondere in sé qualche aspetto terapeutico. Tra parentesi, proporrei di rendere irraggiungibile dalle auto qualsiasi sentiero montano. Di terapeutico per il corpo, di terapeutico per la mente. Quindi una sorta di cura. Sto parlando ovviamente di elementi intangibili, anche se tutti riconoscono all'acqua, a alcune acque, una memoria, una vitalità, vorrei addirittura dire un'anima. Quindi alcuni sostengono, e io ci credo, che le acque siano dei veri e propri esseri viventi e magari senzienti.
che si creda o no, può essere utile a tutti sperimentare come la benedizione conferita dalle acque possa non essere soltanto quella che possiamo trovare nei templi, nelle chiese, ma possa essere elargita anche senza nessuna mediazione divina, direttamente dalle sorgenti, come se fossero delle sacerdotesse della natura. Un'esperienza bellissima che è utile condividere. Buona benedizione a tutti. Arrivederci.